Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Benvenuti alla puntata dei mediocri del Banana Quiz 2.0. Questa sera rivedremo i concorrenti che durante l'estate hanno superato 4 prove su 5. Alcuni di loro hanno deciso di abbandonare, ma tutti gli altri sono qui stasera a sfidarsi. Dentro questa urna ci sono 12 bigliettini. Su 10 di loro è riportata la scritta prova. In uno soltanto c'è disegnata una banana. E poi c'è anche l'immancabile scimmia. Il concorrente che pescherà questo bigliettino potrà scegliere in quale prova cimentarsi. Ogni prova corrisponde ad un punteggio. 9 punti per i quiz di inglese, scienze natura e spettacolo. 7 punti per indovina il personaggio, la prova maschile, sciogli lingua e il quiz di geografia. 5 punti per i quiz di cultura generale e le prove di destrezza e resistenza. Chi troverà la banana riceverà 3 punti in regalo. Il concorrente che vincerà la puntata andrà dritto dritto in finale! Eccoci qua con il nostro primo concorrente bello carico, il primo mediocre in realtà. Come è stata, com'è andata questa estate da mediocre? L'ho un po' sentita, cioè. Vero, sentivi questa cosa? Né male né troppo bene, però dispiace sempre, non dispiace. Tra i migliori. Sì, è vero, però questa sera ti potresti riscattare, perché naturalmente potrai eventualmente accedere alla finale se sarai colui che raggiungerà il punteggio più alto. E quindi io ti chiedo di chiudere gli occhi. Non stai per andare ad estrarre. Vai, pesca, vediamo un pochino che cosa viene fuori. Il bigliettino l'ha trovato, perfetto. Oh, la prova! Ale, bene. Ok, quindi una andata. E quindi, vai, che cosa scegli di fare? Rifletti per bene. Madonna. Destrezza. Destrezza, ok. Come chi ci segue saprà molto bene, la prova di destrezza consiste in questo: devi mettere il cucchiaio in mezzo ai denti, andare a recuperare l'uovo che c'è nello scodellino azzurro, portarti al centro, fare 10 giri su te stesso e riporre l'uovo nello scodellino giallo, e io sarò di fianco a te ad aspettare. Con le mani sul cucchiaio? No, devi fare tutto. Esatto, e beh, siamo a modi mediocri, è tutto difficile insomma. 3, 2, 1, via. E andiamo con il recupero dell'uovo. Puoi prendere anche lo scodellino con le mani, se vuoi. Ma ce l'ha fatta, forse è l'unico che ce l'ha fatta senza prendere lo scodellino. Portati al centro e inizia a fare i 10 giri. Vai col primo giro. L'uovo traballa sul cucchiaio, ma mi sembra che comunque la prova stia andando piuttosto bene. E siamo già al secondo giro. Tieni presente che durante l'estate nessuno ha fatto la frittata, per cui mi raccomando non essere l'unico. E questo è il terzo giro. Tra l'altro va molto molto lentamente verso il quarto giro. E ci stiamo portando verso metà strada, perché stiamo arrivando al quinto. Siamo a metà percorso. L'uovo continua ad essere tranquillamente sul cucchiaio anche al giro numero 6. È in una posizione molto particolare in questo momento, siamo al settimo giro, ne mancano soltanto 3 e i primi 5 punti te li sarai aggiudicati. Questo che sta facendo è il settimo giro. Vai, ancora uno e poi io sarò di fianco a te con lo scodellino giallo. Posa l'uovo nello scodellino. Prova superata! Proseguiamo, andiamo avanti con la seconda prova. Chiudi gli occhi e vai, estrai. Ecco qua. Allora, la seconda prova. Intanto è una prova, non è la scimmia, non è la banana, bene. Bene. Che cosa scegli? Destrezza non posso più scegliere. No, destrezza non puoi più sceglierlo. Però c'è una bella resistenza. Resistenza, dai. Vedi, lo immaginavo. Non so perché lo immaginavo. E quindi prova di resistenza di nuovo al centro. La prova consiste nel saltare con la corda per 15 secondi consecutivi. Poi, mi raccomando, puoi sbagliare soltanto una volta. Per cui concentrati. Allora, 3, 2, 1, via! Beh, niente male però, La partenza non è male. Assolutamente
atletico, agilissimo, e la corda non si sta incastrando. Mancano soltanto 5, 4, 3, 2, 1. Prova superata! Bravissimo! Andiamo avanti con la prossima prova. Chiudi gli occhi, vai, estrai il prossimo bigliettino. Vediamo un pochino che cosa viene fuori adesso. Dammi pure a me. Speriamo non sia la scimmia. Sei a 10 punti, quindi mi raccomando. Bene. Allora, vediamo un pochino. Vediamo un po'. Allora, il prossimo bigliettino non è una prova. Questo vuol dire che potrebbe essere... la banana o la scimmia. Esattamente, se è la scimmia vuol dire che sei... me ne vado. Sei ufficialmente eliminato, esatto. Però se è la banana, sai cosa succede? Che ti regaliamo 3 punti. Bene. Niente male. Okay. Niente male. Va bene, allora andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta, se è la banana o la scimmia, se il percorso del nostro mediocre purtroppo finirà qua oppure se continuerà. Sul bigliettino che hai pescato c'è una scimmia. Male ragazzi, male. Non ci posso credere. Avete fatto fare quelle due prove che erano troppo difficili. Non so cosa dire, mi dispiace un sacco. È finita. Mi spiace. È finito ufficialmente. Allora, te ne vai a casa da mediocre. Meglio di niente. Dai. Porterai la croce da mediocre avanti anche durante tutto l'inverno. Perfetto. Sei contento? Sì, contento. Alla fine ti sei abituato. Male. Sì. Perfetto, vuoi salutare qualcuno? Ciao a tutti. Eccolo qua, il nostro secondo mediocre. Come ti chiami, ricordalo? Matteo Maccherini. Ok, com'è andata l'estate da mediocre? Ma bene, tutto sommato, dai. Hai sentito il peso? Ma no. No, va bene. Sono sicuro di passare, quindi... Ok, quindi sei sicuro di arrivare in finale? Sì. Perfetto, dovrai collezionare un buon numero di punti. Abbiamo il supporter questa sera, come ti chiami? Alessio Curti. Ok, Alessio Curti. Mancato banana quiz. Allora, lui ha passato un'estate a desiderare di fare banana quiz, ma ce l'ha detto solo stasera che il banana quiz è finito. Ti chiedo di chiudere gli occhi e inizieremo con la prima estrazione. Ed ha già estratto, tieni chiusi gli occhi, mi raccomando. E il primo bigliettino, scopriamo se è una prova, è una banana o una scimmia. Il primo bigliettino è una prova. Oh, perfetto, quindi primo pericolo scampato. Che prova vuoi fare? Scegli pure. Siamo a geografia, dai. Geografia 7 punti, perfetto. Mi devi dire in 10 secondi in quale provincia si trova la Val di Nizza. Via. Alessandria. Allora, lui in 5 secondi ha risposto che la Val di Nizza si trova in provincia di Alessandria. La risposta corretta è che la Val di Nizza si trova in provincia di Pavia. Pavia. Pensavo pure, ancora a Piemonte, invece no. E invece no, è qua da noi. Io... No, male. Non... Male, va bene. Niente di male perché... 7 punti non li ha collezionati, ma può andare avanti e andiamo avanti. Ok, andiamo avanti e quindi peschiamo il prossimo bigliettino. Tieni chiusi gli occhi. Tieni chiusi gli occhi e peschiamo il prossimo bigliettino, vai. Ok, tieni chiusi gli occhi, mi raccomando. E andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Su questo bigliettino c'è un balo che... c'è una prova! Bene. E adesso puoi finalmente scegliere che prova vuoi fare. Cultura generale, quella da 5 punti, perfetto. Come si chiama un numero non divisibile per 2? Via! Primo. Allora, lui ha risposto primo. La nostra domanda era: come si chiama un numero non divisibile per 2? E la risposta corretta è... dispari. Ma no, primo. È dispari. La nostra... Lui ride. Ma no, non ci credo. Prossima estrazione. Chiudi gli occhi e pesca. Ok, vediamo un pochino se è la prova ancora oppure se è la banana o la scimmia. Il terzo biglietto che hai estratto è... la scimmia. E quindi... quindi sei eliminato. Non vado in finale. Non vai in finale. Ma che sfiga ho? Già avevo intercettato prima, è andata male, non va bene. Io non ho parole. Ti do la possibilità di salutare chi vuoi. Saluto Ale che è qua con me. E lo saluto anch'io. A questo punto vuoi salutare qualcuno a casa? No, a casa no. Non mi guarda. Giada Gasparini. Ciao Giada. Eccoci qua, terzo mediocre, ricorda come ti chiami? Costa. Ok, perfetto. Allora, iniziamo subito. Chiudi gli occhi, vai con la prima estrazione. Primo bigliettino, vediamo subito se
è una prova e il primo bigliettino è una prova. Bello. Ok. Vai, scegli pure. Ti ricordo che ogni prova ha un punteggio, corrisponde a un punteggio, quindi mi raccomando, fai i tuoi conti. Che prova scegli? Resistenza. La prova di resistenza, quindi portati pure al centro. 3, 2, 1, via! E siamo partiti, uno, no, ok, non puoi più sbagliare, mi raccomando, eh. No, hai sbagliato una volta, quindi adesso non puoi più sbagliare. Si sta asciugando il sudore. 15 secondi da capo, 3, 2, 1, via! E stiamo arrivando al quinto secondo. Mi sa che ha preso il giro bene, eh? E siamo al decimo. 5, 4, 3, no! No, no, no. Va bene, allora, prova non superata, per cui 5 punti non li abbiamo accumulati. Proseguiamo con l'estrazione, chiudi gli occhi. Vai, cerca, cerca, mi raccomando, non prendere la scimmia. Ok. E il prossimo bigliettino è una prova. Ok, vai, scegli pure. Indovina il personaggio. Indovina il personaggio. Ok, 3, 2, 1, via. Fa il suo lavoro stando dietro un bancone. Tempo scaduto. Ma dai. Allora, è bionda. Il tatuaggio non ti dice niente. Michelle Hunziker. Eh sì, era Michelle Hunziker, ragazzi. Era Michelle Hunziker, però non l'hai detto in tempo. Mamma mia, sto tempo. Vabbè, vabbè. Allora, quindi sei a 0 punti. Andiamo avanti a pescare. Ok, siamo al terzo bigliettino. Andiamo un po' a vedere se c'è la banana, oppure la scimmia, oppure se è una prova. Il terzo bigliettino è una prova. Destrezza, dai. Ok, allora la prossima prova è quella di destrezza. 3, 2, 1, via. E siamo alla fase iniziale, quella del recupero dell'uovo. Si sta portando verso il centro e inizia con i giri. Via, vai, vai. Primo giro. Secondo giro, è velocissimo. E siamo già al terzo. E poi il quarto giro. E ci stiamo portando a metà strada con il quinto giro. Fai attenzione, siamo al sesto giro. Proseguiamo verso il settimo. Ne mancano ancora tre. E questo è il nono giro che sta per iniziare. Stai per fare l'ultimo giro, ancora uno. Io sono di fianco a te. Sono di fianco a te. Prova superata! Quindi, finalmente hai collezionato dei punti, 5 punti. 5 punti. Devi estrarre. Vai, prego. Mi raccomando, non beccare la scimmia. Il prossimo bigliettino è la scimmia. Purtroppo ti devo dire che è una prova! Vai, scegli. Generale. Cultura generale. Ok, quiz di cultura generale. Mi devi dire in 10 secondi come si chiama la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada. 3, 2, 1, via. La sanzione amministrativa prevista dal... Mettiti la cintura, non so. Mettiti la cintura, hai risposto. Il codice della strada che cos'è? È il codice che contiene, regolamenta, diciamo, il comportamento che ognuno di noi deve tenere quando è sull'automobile alla guida. Sì. Ok, la sanzione. Vai, vai piano. La sanzione che cos'è? La sanzione è la multa. Quindi la risposta era? Multa. Vabbè, ma. Vieni qua. Vai. Ha pescato. Il quinto bigliettino contiene una prova! Per cui non è la scimmia, fantastico! Il passeggiaggio l'abbiamo già scelto. L'hai già scelto. Cultura generale l'abbiamo già scelto. L'hai scelto. Sì, resistenza anche. Inglese, niente, lasciamo perdere. Dai, spettacolo, vediamo. Quale film di Gabriele Salvadores ha vinto l'Oscar nel 1991 come miglior film straniero? Via. Cinque secondi. Uh,
Vabbè. 12. Ha sparato a 2012, ok. La risposta corretta era un gran film che si chiama Mediterraneo. Quindi l'hai sbagliata e la tua gara finisce con 5 punti. Bravissimo, esatto. Con 5 punti ci salutiamo. Ciao Samuele Martucci Ventura. Ciao. Eccoci qua, nuova mediocre. Come ti chiami, ricordacelo? Sara. Ok, sei accompagnata da? Alessandra. Tifi per lei, ovviamente. Ovvio. Secondo te come andrà? Ce la farà arrivare in finale? Male, ma no. Ma perché? Vabbè, spero. Se inglese no, però Vabbè, tanto sceglie lei questa sera. Ok, andiamo subito con la prima estrazione, perché qua ci sono o le prove o la banana o la scimmia. Ok, vai. Ok. Dai a me. Ok, bravissima. Scimmia subito. No, scimmia. Vabbè, ma lei, ma perché te la sei portata dietro? Non lo so. Cosa ci fa qua? Speravo mi portasse fortuna invece. Porto fortuna. Scimmia, va male. Che fortuna è? Perché così porto sfiga. Ah, contrario. Ah, fa il contrario, ok, va bene, boh, vabbè. Il primo bigliettino contiene una prova. Wow. Vai, scegli. Indovina il personaggio. Indovina il personaggio, perfetto. 3, 2, 1, via. È siciliano. No, tempo scaduto. No, non lo so. Lui è la carica più alta che ci sia in Italia. Sì, ma se mi fa vedere mezzo occhio non ci posso arrivare. Chi è? Non lo so. Sergio? Ma? Mattarella. Lui. Sergio Mattarella. Esatto. Chi è? Presidente della Repubblica. Sì, però lo sta dicendo lei. Non lo sa. Ops, va bene, ma è lo stesso. Non ti preoccupare, proseguiamo con la prossima estrazione, vai. Grazie mille, dai a me. Ed il prossimo bigliettino è... potrebbe essere la banana. Speriamo. O la scimmia. Speriamo di no. È una prova! E quindi vai, scegli pure. Facciamo resistenza. Resistenza, fantastico. Portati pure al centro. 3, 2, 1, via! Ah, è partita, leggiadra. Si guarda anche intorno sorridendo, come dire, ah, vedi quanto so brava. E siamo già al decimo secondo senza fare troppo sforzo. 3, 2, 1, prova superata! Brava! Wow, 5 punti! Esatto, chiudi gli occhi, vai, pesca! Oh. Ok, grazie. Il prossimo bigliettino che tu hai pescato potrebbe essere una prova o la scimmia o la banana. Sul bigliettino c'è... Ma viene da piangere, vi giuro. No, sono un po' sfortunato. Io non ho parole. Anche io. Su quanti ne rimanevano, cos'è? Sì. 1 su 10, io sono quell'uno. Mi dispiace tantissimo. Ma... la scimmia questa sera sta veramente facendo un sacco di vittime. Saluto il mio fidanzato, Nicolò. Ciao. E quindi la puntata dei mediocri è finita. La scimmia ha fatto un sacco di vittime, ma uno si è salvato. Ed è il nostro finalista. E si chiama Costantin. La sezione amministrativa prevista dal... mettiti la cintura, non so. La sens... vai, vai piano. Va bene. Che pescherà questo biglietto degli stesso biglietto degli stesso. E quindi diamo il via alla puntata dei mediocri del Banana Quiz. Rifaccio. E quindi non si sa. E quindi Guindino Guindaccio. Finale!